Buonasera a tutti, sono sempre Raffaele Tafanelli, il vostro fisioterapista. C'ho un teschio in mano, finto naturalmente, e stasera andremo a vedere una tecnica di trattamento con kinesiotaping dell'articolazione temporomandibolare. L'articolazione temporomandibolare si va a, diciamo, realizzare tra il condilo della mandibola. Se vediamo il teschio, apriamo un po' il condilo mandibolare, non so quanto si veda bene, e la fossa mandibolare dell'osso temporale. Perfetto, lì abbiamo disarticolato l'articolazione temporomandibolare. In questa articolazione qui, quindi questo punto di attacco tra la mandibola e il cranio vero e proprio, quindi l'osso temporale, si interpone un disco che aumenta la congruenza tra le superfici durante durante l'apertura e la chiusura della bocca. Avrete sentito che molte donne soffrono, è un disturbo tipicamente femminile, soffrono di dolore a carico dell'articolazione temporomandibolare e accusano dei click. Quindi le caratteristiche principali dei dolori dell'articolazione temporomandibolare: un dolore a questo livello, proprio in sede articolare, della capsula articolare che si infiamma, dolore che si irradia e quindi diventa un vero e proprio mal di testa temporale in alcuni casi, e appunto sensazione che la bocca esca fuori posto quando si va a sbadigliare o a mangiare cibi di consistenza variabile, ad esempio le noci con, non so, chi ha mangiato la pizza con le noci, cioè cibi che hanno una consistenza molle insieme a consistenza granulosa, provocano discinesie dell'articolazione temporomandibolare. Allora, nei casi in cui avvertite click in apertura e in chiusura in alcuni casi, può essere utile questa tecnica di taping, di questo cerottaggio. Nei casi invece in cui c'è soltanto dolore e c'è rigidità all'apertura, quindi non riuscite ad aprire tutto e non c'è click, questa tecnica è inutile. Quindi la andremo a applicare qualora voi siate dei pazienti che sentite che la mandibola va fuori posto quando aprite la bocca e sentite click. Questa applicazione che vi insegno stasera va fatta alla sera insieme a degli esercizi che io insegno qui in studio, molto semplici, che servono ad aumentare la congruenza articolare, si fanno di fronte allo specchio. Vi insegno in questo video la tecnica. Se vi servisse una consulenza più approfondita o delle manovre intraorali per andare a gestire meglio questo disturbo secondo le evidenze scientifiche, venite in studio, fissate il vostro appuntamento, ricordo al 328-8354-291. Andiamo a realizzare velocemente questa tecnica, che non troverete sui libri in quanto è una tecnica che uso soltanto io sui miei pazienti, quindi non ci sono delle ricerche, ma i miei pazienti riferiscono di stare meglio e di avere una maggiore congruenza articolare. E siccome io sono uno che soprattutto quando ci sono fallimenti lo ammette candidamente senza troppi problemi, potete fidarvi, insomma, che a funzionare funziona. È molto semplice, quindi ritagliate il vostro tape, l'ho smussato soltanto un po' perché altrimenti si formano gli spigoletti che vi ho detto in altri video non lo fanno aderire bene. Non usate il tape rosso, l'ho detto anche, ho già spiegato in più di un video la motivazione, semplicemente provoca risposte autonomiche perché vedete il rosso. E ci sono pazienti particolarmente sensibili a questo colore, quindi gli sembra sangue, quindi iniziano ad avere reazioni autonomiche, tachicardia, sudorazione, non si sentono bene e poi non andate a dormire, diventa un incubo, diciamo, la vostra notte. Quello che dovete fare ora, velocemente, è questo: andare a piegarlo sempre così lungo il bordo. Ricordo che il colore non determina la consistenza, questo è un kinesiotaping elastico. Il colore non determina alcunché, è soltanto a fini estetici, potete scegliere rosso, nero, viola, quello che più vi piace. Lo andrò a mettere qui alla mia destra. Partite dal condilo mandibolare, come fate a sentirlo? Ponete il vostro indice in questa direzione a livello dell'orecchio, aprite e chiudete, sentirete un buco. Ora, senza andare ad aprire e chiudere, semplicemente in posizione neutra,
Lo andrete ad apporre, quindi il telefono mi aiuta anche un po' per fungere da specchio, lo andrete ad apporre a questa altezza qui, un poco più in basso, esatto. Per il sesso femminile mi rendo conto che è un po' più difficile, potete partire un po' più in basso se avete problemi e c'è una capigliatura che arriva a questa altezza. Naturalmente se avete la barba, siete uomini, soffrite di questo disturbo, tagliatevi quella maledetta barba che non serve a niente. E si riempie solo di batteri, quindi prendetevi cura della vostra igiene, non so come spiegarvelo. Comunque, andate a tirare in questo modo, quindi si va a trazionare su ora, e dopodiché prendo attacco sotto l'arco mandibolare, quindi attacco un po' e vado in questo modo qui. Forse è più semplice da farla per me che non da farla su me stesso. Comunque sia, ci siamo riusciti. La sono andata ad attaccare in questo senso qui. Naturalmente, ora sentirete che l'articolazione è più coattata, cioè è compressa. Quindi, quando andate ad aprire ora, sentirete una maggiore propriocezione, cioè sentirete il cerotto che vi va a trazionare, quindi un'esterocezione maggiore, da cui poi deriva una propriocezione maggiore. Se la tecnica è andata già a ridurre il click quando aprite e chiudete è ottimo, diciamo, e quindi la tecnica funziona se si riducono la frequenza e il numero di click. Lo si realizza la sera, perché se no, insomma, al mattino non è che potete fare arlecchino sul posto di lavoro. Poi se vi sentite straordinari, diversi, altro, fatelo pure, però sicuramente attirerete l'attenzione su di voi e vi chiederanno che cosa è successo, state morendo, non lo so. Avete fatto un intervento al dentista, che lasciate perdere. Dopodiché, per attuare un ulteriore scarico, andate a realizzare un'altra striscia e vi faccio vedere come apporla ora. Potete realizzare uno scarico, diciamo, del muscolo massetiere. Quindi tagliate, tutto bello, queste dirette bellissime. Non escono mai come vorrei, ma un giorno usciranno come io voglio, senza che così perdo tempo. Il tempo è denaro, non è che posso fare 100 video, ne faccio uno. Se esce, esce, se non esce, pazienza. Non sono youtuber, faccio il fisioterapista, quindi già è tanto che posto questa roba su YouTube. Ecco qui, quindi andate in questo modo qui. Lo andremo parzialmente a sovrapporre all'altro. Partiremo da qui dietro, però tagliamo un'altra striciolina al centro, cioè ritagliamo ora questo tape al centro in questo modo qui e realizziamo altre due striscioline. Io le chiamo volgarmente tagliatelle, cioè perché mi ricordano. C'ho sempre fame perché sto sempre chiuso qui allo studio a trattare pazienti, poi ho sempre fame, quindi per me queste sono due tagliatelle, per voi sono le strisce di tape. Andiamo a rompere un con l'ancora qui, quindi in questo modo qui. Ok, e quindi andiamo qui posteriormente sull'arco mandibolare, un po' più su dell'arco mandibolare. Un po' diagonalmente in questo modo. E le ho tagliate un po' troppo. No, vanno benissimo. E dopodiché io le accorcio un pochino, eh. Magari senza tagliarmi la faccia. Sì, benissimo, come se ci fossi riuscito. Naturalmente a casa rifate i bordini, non fate con le forbici in faccia, non imitatemi a casa. Andate a staccare le ancorette dall'ancoretta così, poi agire in maniera speculare è difficilissimo, e andate a posizionare in questo modo. In questo modo realizzerete un ulteriore scarico del muscolo massetiere, quindi lo andate a tirare in questo modo qui. Io ho la barba, non aderisce benissimo, perciò dico tagliatevi le dette barbe anche se sono corte. E andate
Mi mandano anche messaggi WhatsApp. È andata in questo modo qui, un po' più su, quindi un centimetro più in su, perché così la seconda striscia qui non serve a niente. Quindi un centimetro più su, io sono andato un centimetro più giù. Naturalmente le dovete mettere rosse e nere perché io tifo per il Milan. A parte gli scherzi, questa è la tecnica corretta, così andrete a scaricare un po' il massetere, che è questo muscolo contratto sempre nei disturbi dell'articolazione temporomandibolare, e il principale muscolo masticatorio. Questo invece andrà a stabilizzare la discinesia che c'è nel momento in cui aprite e chiudete la bocca. Per sapere un po' gli esercizi, per avere una prima, diciamo, occhiata, una diagnosi funzionale, più che diagnosi funzionale, una prima valutazione, potete fissare il vostro appuntamento. E tagliatevi la barba e buona serata.